In questo video vedremo come fare il curriculum Europass sul nuovo sito di Europass, appunto, che è stato pubblicato a partire da luglio 2020, quindi in questi giorni. Siccome sta dando difficoltà a molti, vediamo insieme come si fa. Questo qua è il sito ufficiale, è l'home page. Primo consiglio è guarda qua in alto a destra, vai su English, metti magari italiano, che è qua sotto, ecco qua, e almeno abbiamo il sito in italiano perché non a tutti, appunto, appare in italiano. Primo passo. Vai qua su Crea un CV, che poi c'è anche qua nel pulsante. Ci apre la piattaforma e ci dice innanzitutto crea il tuo Europass. Però devo dire la verità, questa piattaforma in questo momento non è fatta benissimo, quindi ti porta in fretta a confonderti. Quindi segui questo passaggio, puoi registrarti oppure continuare come ospite. Io adesso in questo caso non mi registro e faccio continua come ospite. Però qual è il discorso? In questo caso benvenuto su Europass non significa che stiamo facendo il curriculum, significa che stiamo creando un profilo proprio all'interno del sito Europass con cui successivamente riusciremo a creare il nostro curriculum. Però a dire il vero, in questo caso non è necessario farlo, per cui vai qua su esci pure tranquillamente senza neanche leggere, passa da questo pulsante qua. Crea un curriculum. Qua nel frattempo mi è passato di nuovo in inglese, per cui lo rimetto in italiano. Allora, crea un CV, dicevo, da qua e si apre questa cosa qua. Qua mi dice, senza un profilo Europass non potrei accedere ad alcune funzionalità. Ecco, lascia perdere questa comunicazione, per cui non creiamo un profilo Europass, ma clicco su continua. Qua su continua ho a disposizione alcune voci, queste sono in grigetto, diciamo, per cui non sono attivate. Posso o importare un CV che io ho fatto in precedenza oppure farne uno nuovo da capo. Clicco su crea nuovo da capo. A questo punto si apre una schermata dove io posso inserire tutti i dati di qualunque elemento. L'hanno completamente stravolta la piattaforma, per cui non ti preoccupare se all'inizio ti sembrerà difficile o comunque molto diversa. Per cui partiamo dal principio. Allora, vai sulla lingua, ti chiede in quale lingua compilare il tuo curriculum, vai su italiano, se sei italiano altrimenti insomma scegli la lingua. Formato della data, questo puoi scegliere quella che preferisci, lascio quella di base. E poi a cascata dovrei compilare tutte le aree che ti servono. Ad esempio, puoi mettere la foto cliccando su modifica, puoi scegliere da Drive, OneDrive oppure dal tuo computer. Io metto una foto a caso, ad esempio, non so se conoscete questo YouTuber, si chiama Nazca. Ecco, puoi spostare l'area per vedere un po' dove mettere la tua faccia, insomma. Puoi zoomare in più o in meno. Ok, io adesso seleziono così, salva. E ho messo la foto, poi qua devi mettere ovviamente il nome, il cognome, puoi mettere una breve presentazione, ad esempio mi occupo di video su YouTube, ovviamente il testo è falso, vuole essere solo un esempio, data di nascita metto numeri totalmente a caso, ovviamente è solo per vedere come funziona, nazionalità. Qua puoi mettere quella tua, la tua nazionalità, insomma. Attento che è un po' lento, in questo caso questo sito, quando ci sono queste finestrelle a scomparsa, per cui dagli il tempo di caricare. Poi metterai la tua email, io metto sempre email false, cioè nel senso in questo caso ci serve giusto un esempio. Così pure il numero di telefono, cellulare. Ecco qua, metto... Ah sì. Metto Belgio, tanto è solo un esempio, appunto. Numeri, ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è indifferente per me. Poi puoi mettere i tuoi social, vedi, ci sono tutti questi. Poi eventualmente anche, supponiamo di mettere Facebook, qua devi mettere l'indirizzo del tuo profilo Facebook, quindi facciamo finta che sia facebook.com slash prova. Ok, però magari tu vuoi mettere anche Instagram se ti serve oppure se è il caso, oppure LinkedIn, ad esempio LinkedIn è consigliato, ecco per cui metti LinkedIn qua e qua metterai indirizzo di LinkedIn, ovviamente questo testo è finto. Poi se nel tempo vorrei toglierlo, cambiarlo, ovviamente c'è il pulsante elimina, per cui potrei eliminare uno dei due. Così pure per la messaggistica istantanea, se hai un sito web puoi aggiungerne più di uno, ovviamente nel caso sito 1.
sito 1. Ah, vabbè, giustamente mi dice che devo mettere www.sito1.it. A quel punto potrei, accendendosi questo pulsante, potrei cliccarlo e aggiungerne vari, insomma. Elimina. A questo punto puoi mettere l'indirizzo di casa o del lavoro, insomma, dove tu preferisci. Poi l'indirizzo, io ti dico, non è neanche obbligatorio, per cui valuta caso per caso quali informazioni mettere nel tuo curriculum. Ok, supponiamo via Roma, codice postale 12345, città Parigi, perché è la prima che mi viene in mente. Dopodiché ci metto Francia. Io ho digitato sulla tastiera Francia, qua vedi è un po' lento come ti dicevo, però alla fine mi compare Francia, ecco qua. Posso anche aggiungere altri indirizzi se ne ho più di uno. Adesso posso andare su salva, in questo caso, ah ok, ecco qua. Vedi, non mi fa andare su salva, ed è grigio, perché mi dice giustamente che l'indirizzo di LinkedIn non è giusto, in questo caso non l'ho messo proprio, ma non mi interessa in questo caso, per cui riazzero. Poi tu vedi un po' quale mettere e vado su salva. Ecco, adesso ho la prima mia sezione, quella con le informazioni personali. Adesso, cliccando qua su aggiungi nuova sezione, potrei scegliere tutte le eventuali, e dico eventuali, sezioni che tu vuoi aggiungere. E vedi, esperienza lavorativa, istruzione e formazione, competenze linguistiche e così via, fino a reti e associazioni oppure altro. Proviamo esperienza lavorativa, tanto poi sono tutti uguali. Allora, qua ti si apre questa finestra dove tu dovrai mettere un titolo, che può essere o suggerito oppure testo libero. Ad esempio, cosa intendo con suggerito? Scrivo commesso e qua lui mi dà dei consigli. Commesso di panetteria, ad esempio. Descrizione dell'occupazione, tu, appunto è facoltativo, potrai mettere eventualmente delle specificazioni, come ad esempio addetto al reparto panetteria. Datore di lavoro, qua dovrei mettere il nome del datore, quindi datore numero 1, città sempre Parigi, perché ci sta piacendo Parigi oggi, Francia, ovviamente puoi anche scorrere qua tra i vari nomi, le date, invento sempre, date, anzi metto in corso, qua c'è il pulsante in corso per dire che ancora non hai terminato quell'esperienza e stai ancora lavorando. E poi qua puoi eventualmente sempre descrivere la tua attività, descrizione, attività, ad esempio puoi scrivere quello che fai, le tue mansioni, il rapporto con i tuoi colleghi, quello lo valuterai tu, insomma. E puoi metterlo anche come elenco puntato, ad esempio se clicchi qua puoi mettere descrizione attività, descrizione attività 2 e così via finché tu vuoi. Ulteriori informazioni, lo clicco, vedo cosa mi fa vedere. Potrai eventualmente scegliere il settore dell'azienda, il servizio di cui ti occupi, l'indirizzo, codice postale, insomma, tutte quelle informazioni che sono sicuramente aggiuntive, mai obbligatorie, e dipendono da come vuoi strutturare il tuo curriculum. Una volta che hai finito vai su salva. A questo punto, una volta che tu hai messo la tua esperienza lavorativa, se hai altre esperienze lavorative, puoi aggiungerla da questo pulsante qua che vedi aggiungi esperienza professionale, per cui ti si apre la finestra uguale uguale e potrai compilare tutti i campi. In questo caso io faccio annulla perché tanto sono sempre uguali, non c'è bisogno di fare altri esempi, e puoi andare in questo caso a aggiungi nuova sezione. Cosa puoi aggiungere qua? Allo stesso modo puoi aggiungere istruzione, competenze linguistiche, competenze digitali e così via. Supponiamo appunto istruzione e formazione. Qua metti ad esempio diploma, organizzazione, il nome della scuola, nome scuola, ok, l'indirizzo se lo vuoi mettere, questo lo puoi mettere, via Roma, mettiamo sempre, il codice postale, la città, il sito web, informazioni che puoi mettere come non mettere, valuta tu insomma. Allo stesso modo, data, puoi mettere diploma ancora in corso se non hai preso il diploma o se stai facendo un altro corso, ad esempio ti stai laureando e non hai ancora la laurea, per cui il tuo percorso è ancora in corso, anche se sembra un gioco di parole. Faccio salva, ho messo le esperienze lavorative, ho messo la formazione, cosa mi serve aggiungere? Lo valuto caso per caso.
ad esempio le competenze organizzative oppure le competenze linguistiche. Ok, aggiungi in sezione. A questo punto metto italiano come lingua madre, vedi, me lo suggerisce anche. Posso anche eliminare, vedi, qua si accende questo pulsante. Puoi aggiungere un'altra lingua madre se, beato te, conosci altre lingue o beata te. Altra lingua, inglese. Vedi? E qua ti si apre una sezione dove tu puoi mettere la tua capacità di conoscere l'inglese, cioè come tu conosci l'inglese, per cui utente di base, utente di base A2 e così via. Puoi selezionare le varie aree, ti spiega anche qual è l'inquadramento. Quando hai finito vai su salva e vedi qua ti inserisce questa struttura a pallini. Aggiungi nuova sezione. Sempre nel caso in cui tu voglia aggiungere referenze, pubblicazioni, progetti, studia un pochettino, vedi, cioè studia un pochettino il sito e vedi quello che ti va di aggiungere. Vado su altro in questo caso, per cui perché dico vado su altro? Perché se ti serve aggiungere ulteriori informazioni, come ad esempio il modulo per la privacy, io ti consiglio di inserirlo qua. Effettivamente, rispetto al vecchio sito non c'è più quella sezione automatica, prima era automatica. Per cui potresti aggiungerla da qua. Io la chiamo da altro, la chiamo privacy, aggiungi sezione e qua, ecco, mi dice di nuovo di scrivere un titolo che sarà il titolo che apparirà sul curriculum e qua metterai la frase per il trattamento dei dati. Ecco, quella frase là, magari potrei metterla anche in descrizione qua al video. Oppure cercala online, magari cercala su Google, troverai tantissimi siti che ti aiuteranno in questo sicuramente. Poi metto salva. Ok, il curriculum idealmente sembra finito, lo guardi, lo navighi un pochettino per vedere se è tutto ok. A questo punto possiamo cliccare su avanti. Ecco, il vecchio curriculum Europass, come lo conoscevamo fino al mese scorso, o comunque a inizio 2020, praticamente in questo sito non esiste più. Quindi cosa ti dà il nuovo sito Europass? Ti dà tre soluzioni grafiche diverse. Quindi guarda qua, un po' più moderne, ti dà una versione con una fascia orizzontale, vedi, esperienza lavorativa, istruzione, tutto quello che abbiamo scritto prima. Ovviamente il tuo sarà molto più completo perché ci metterai più dati, dati veri. Oppure questa con una sezione verticale più scura e una sezione in bianco, che è il modello che io ho utilizzato in un vecchio video che ho fatto nel 2018 tramite Word. Vai a vederlo se vuoi farlo a mano, diciamo. Oppure c'è quest'altra soluzione che è un po' intermedia rispetto alle altre due. Ok, supponiamo di scegliere questa qua verticale. Vado su avanti, il pulsante qua in basso. A questo punto devo mettere un nome al file, quindi curriculum di luglio. A questo punto sono in grado di salvarlo nella mia biblioteca Europass se tu sei un utente iscritto al sito europa.eu che vedi qua in alto. Oppure puoi scaricarlo direttamente sul tuo computer, cosa che io ti consiglio assolutamente. Quindi scarica, ti sta generando il file e poi ovviamente salverai questo file dove preferisci, col nome che preferisci sul tuo computer. Adesso io faccio una prova, lo provo a scaricare, insomma. Ecco qua, me l'ha scaricato e ecco qua il curriculum pronto per essere stampato, spedito via mail, quello che ti capita, insomma, quello che, di cui hai necessità. Una volta che hai finito, clicchi il pulsante Termina e ti rispedisce all'home page. Allo stesso modo, puoi andare su Crea lettera di presentazione, seguire tutti i passaggi, continua, e creare una nuova lettera di presentazione. Su questo, magari, se hai necessità, farò un altro video, magari scrivimi un commento e riuscirò ad aiutarti in questo. Se invece preferisci il vecchio modulo Europass, quello classico che conosciamo tutti in tutta Europa si utilizzava fino a giugno 2020, allora in questo caso ti consiglio di andare su Google e cercare file Europass Word. Come vedi ci sono tanti siti che ti offrono
il file da compilare in Word, per cui tu scaricherai il tuo file Word sul computer, a quel punto lo potrai modificare in base alle voci che troverai. Se hai necessità anche su questo, basta chiedermelo e vediamo un video insieme. Spero che questo video ti sia stato utile, ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!